una medaglia commemorativa ai comuni di residenza delle famiglie che hanno subito la perdita di tre o più congiunti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Tra questi comuni è annoverato anche Baranello, dove nacquero e partirono per il fronte i fratelli Nicola, Luigi e Michele Di Chiro. Con la cerimonia commemorativa che si è svolta giovedì a Baranello, il Comando Militare Esercito Molise, su mandato dello Stato Maggiore, ha voluto ricordare e rendere omaggio ai fratelli Di Chiro, giovani figli di questa generosa terra, che hanno immolato la propria vita per tenere fede al giuramento prestato e per servire fino all'estremo sacrificio l'amata patria. Un momento di profondo ricordo e di necessaria conoscenza e riflessione per le nuove generazioni che per fortuna non hanno vissuto l'atrocità della guerra. Atrocità, morte e distruzione devono rappresentare il monito affinché certe storture non si ripetano. La Prima Guerra Mondiale, condotta contro l'Austria-Ungheria, iniziò per l'Italia il 24 maggio 1915 e si concluse vittoriosamente il 4 novembre 1918. Con essa giunse a definitivo compimento l'opera di unificazione territoriale dell'Italia, ragion per cui alcuni storici la ritengono come la quarta guerra d'indipendenza. L'Italia contribuì con numeri importanti: 5 milioni di mobilitati, 600.000 caduti, 1 milione di feriti, 452.000 tra invalidi e mutilati. Il contributo molisano alla causa fu di 46.000 combattenti, 2.312 mutilati, 5.245 caduti, tra i quali i tre fratelli Di Chiro, il fante Michele, effettivo alla 42esima compagnia presidiaria, deceduto per malattia, il fante Nicola, effettivo al 70esimo reggimento fanteria, deceduto in combattimento, il fante Luigi, effettivo al 4° reggimento fanteria, deceduto a Viterbo per malattia. I decorati al valor militare furono in totale 763, di cui uno all'Ordine Militare di Savoia, 4 medaglie d'oro, 308 medaglie d'argento e 450 medaglie di bronzo, cifre che in rapporto al numero dei combattenti pongono il Molise tra le prime regioni d'Italia.